Io ho aspettato fino all'ultimo, però alla fine la scelta è stata a Bari, dove comunque penso che non sono io devo dire l'importanza della piazza e si sa già, quindi sono felicissimo e spero di ricambiare la fiducia della società. Alla fine comunque c'è un progetto e io comunque avevo delle ambizioni perché comunque arrivo in una piazza dove penso da un paio di anni comunque si gioca sempre qualcosa alla fine e quindi penso che io ho la possibilità di fare un bel campionato e di poter lottare per qualcosa di importante. Io l'anno scorso ho fatto quasi tutto il campionato da esterno, anche se sono nato come prima e seconda punta. Penso che il calcio moderno comunque il ruolo conta poco adesso. L'importante è quello che hai dentro e quello che ci metti in campo. E poi l'adattamento fa parte del calcio, quindi alla fine per me lì davanti dove mi metto cerco di dare sempre il massimo. Ah no, assolutamente sono da stimolo perché comunque è gente che ha fatto Serie A per tanti anni e io comunque ho la possibilità di imparare qualcosa da loro e di mettermi alla prova pure. Fisicamente diciamo sto abbastanza bene, anche se comunque io ho fatto una ventina di giorni dove mi allenavo a parte e sicuramente sono un po' indietro di condizioni, però alla fine mi sto allenando regolarmente e poi penso che la scelta sarà il mister a deciderlo. Sono arrivato, ho capito comunque che c'ha una mentalità diciamo un po' diversa dalle altre, perché è uno che prepara tutte le cose nei minimi dettagli, che sono quelli che alla fine ti fanno la differenza. E avere un campione del mondo come allenatore penso che ti può dare solo la voglia di fare qualcosa di più. La maturità che c'è adesso, perché io comunque quando ero giovane non è che facevo una vita proprio professionale, devo essere sincero, e quindi un po' anche sbagliato perché diciamo, fino a qualche anno fa avrei anche smesso di giocare per la vita che stavo facendo, però per fortuna ho avuto un'altra possibilità e penso che da 3 anni da questa parte comunque sto dimostrando comunque qual è il mio valore. Sì, cioè, sono stato con ora non mi Buonaventura, c'è stato in primavera con me, ha giocato il Brivio, era dell'Atalanta. E quindi no, un po' ce ne stanno, anche se non mi ricordo adesso i nomi. Però cioè, è stato un bel settore giovanile. Se dico sono a fare quello che sto facendo questi ultimi anni, poi penso che la testa è quello che ti fa la differenza. Io comunque vengo in campo ogni giorno per allenarmi al massimo delle mie possibilità e poi la domenica alla fine penso sarà una conseguenza di quello che tu fai durante la settimana. E poi il resto la fa anche la vita fuori, che è una delle cose più importanti anche.